bene, allora io proporrei di passare al prossimo gioco, dato che su questo Battlefield abbiamo speso fin troppo. Il prossimo gioco da analizzare è un'esclusiva PlayStation 3, ed è forse per molti è l'esclusiva PlayStation 3. Parliamo di Uncharted 3, l'inganno di Drake, o come lo si vuole chiamare. Allora, Uncharted 3, da quello che si è visto alle 3, scusate il gioco di parola, alle 3 anche un po' da leaked online, video su YouTube di demo giocabili, insomma si è visto che è dalla demo, è dalla beta soprattutto che abbiamo provato noi stessi, si è visto un miglioramento, ovviamente un miglioramento tangibile rispetto al suo predecessore in termini grafici e anche in termini di fluidità del gameplay, soprattutto nel multiplayer che era appunto quello che siamo riusciti a provare con mano. Ma comunque un miglioramento non così grosso rispetto al suo predecessore, perché si va a finire sempre nei limiti della console vera e propria. Quindi diciamo che si sono visti miglioramenti, però entro i limiti del motore e delle console in sé. Comunque la pulizia è stata fatta, basta pensare che comunque stiamo giocando a un qualcosa che è multiplayer, abbiamo giocato noi, la pulizia è stata fatta e toccherà vedere un po' come è migliorato l'impatto a livello single player, ma questo lo sapremo soltanto all'uscita. Lascerei la parola a Danto. Sì, allora abbiamo avuto modo di provare la modalità multiplayer con la beta che si è conclusa da poco. Infatti, i Naughty Dog hanno, partendo dall'ottima base formata dal secondo capitolo, hanno ampliato ciò che hanno a disposizione, hanno con nuove modalità cooperative, nuove armi, hanno aggiunto un sistema a perk come diciamo alla COD più o meno, in cui hanno messo anche delle classi. Le abilità come uno scatto, hanno aggiunto anche lo scatto, diciamo che hanno dato un po' di aria fresca anche al multiplayer, come da loro stessi hanno anche detto che volevano creare il miglior multiplayer su PlayStation 3. Però da quello che ho avuto modo di provare sono rimasto molto soddisfatto, poi vedremo le nuove modalità, ciò che ancora annunceranno fino all'uscita del gioco. Per quanto mi riguarda, da quello che ho provato nella beta, una cosa che si è notato parecchio sono le texture che sono migliorate parecchio, cioè non si trovano texture slavate o poco definite. Cioè io ho visto quella modalità cinema dove mi sono dovuto arrampicare sotto un palazzo nella mappa Yemen per vedere una finestrella leggermente più scadente, però cioè, è proprio bello da vedersi in una maniera assurda. Inoltre la cosa che mi ha saltato all'occhio è il fatto che non avesse problema di aliasing nonostante non ci avesse proprio un vero e proprio anti-aliasing. Per quello che si è visto invece dei perks, che hanno destato un po' dei dubbi sulla qualità poi del multiplayer che poteva andare verso il genere dei COD, invece non mi sono sembrati troppo invasivi ma limitati a qualche piccolo aiuto come potevano essere già nel 2. Quella specie di potenziamenti che si potevano sbloccare. Della cooperativa pure mi sono sapute interessanti, però vedremo perché anche lì c'era poco, per non spoilerare mappe eccetera, durava proprio poco, quindi su quello ancora aspettiamo la versione completa. Allora, l'impatto, cioè, appena hanno mostrato la demo alle 3, tutto il pubblico era impazzito, vabbè, perché si sa, Uncharted è una saga molto amata sulla PlayStation 3, se non quella più di spicco che ha avuto più successo. A me, sinceramente, l'Uncharted, cioè, la cosa che mi interessa di più è il single player, perché veramente con Uncharted 2 il Covo dei Ladri, titolo bruttissimo tradotto in italiano purtroppo, è stato veramente fantastico, indimenticabile. Riguardo al multiplayer, la beta, devo dire che mi è piaciuta molto. È cambiato abbastanza rispetto al multiplayer del 2, perché ci hanno aggiunto i perk, le abilità, molte cose, la possibilità di rinascere vicino ai propri compagni. Mi è sembrato tutto ben bilanciato, anche se bisogna rivedere la potenza di alcune armi e di qualche perk. Poi niente, la storia dai trailer sembra interessante, che infatti parlerà del rapporto tra Drake e Sully, il suo mentore, che si prospetta interessante.
Interessante. Yenel? Sì, io non ho avuto modo di provarla purtroppo, ma si è visto che Uncharted comunque ha, come il 2 si è vista una grafica ottima e si sono riusciti a migliorare quella che è la migliore per ora su console. E vabbè, il multiplayer che si è provato non è certo il piatto forte del gioco, però è sembrato comunque un'ottima aggiunta. Esatto, sì, infatti credo che anch'io che non sia il fulcro del gioco. Sicuramente. Anche perché il primo capitolo non ce l'aveva un multiplayer, quindi non era mai stato pensato e ideato per averci un multiplayer. Ed è stata alla fine una delle prime killer application per PS3, nonostante la mancanza di multiplayer che all'epoca poi non era così frequente. Ok, allora quindi io passerei al prossimo titolo, se nessun altro da dire su Uncharted. Io vorrei dire, aggiungere una cosina soltanto. Prego. Allora, secondo me, dopo il primo Uncharted, secondo me non volevano proprio aggiungerci questo multiplayer, ma guardando in giro tutti gli altri giochi, ormai è diventata una moda mettere il multiplayer in tutti i titoli possibili, anche se non c'entra una mazza. Come adesso non siamo prendendo il mercato, Timo. Sì, esatto, se no tipo già, non c'è il multiplayer, allora lo snobbiamo. Basta guardare Assassin's Creed, Dead Space, giochi che erano concentrati sul single player con i primi capitoli. Bioshock, esatto. Ormai tutti i giochi hanno cominciato a metterci. Il discorso è, fosse bello almeno il multiplayer, tutti quei tre sì, esatto, lasciavano molto a desiderare, sono fatti giusto per palliativo di longevità, ecco. E molte volte la gente, cioè i fan si preoccupano che le risorse che vanno messe a fare il multiplayer rendono il single player meno bello, eccetera. Esatto, poi anche gli sviluppatori stessi, se non sono due team separati, si concentrano poco su un aspetto per sviluppare l'altro.